Buongiorno classe, seduti. Oggi ragazzi parliamo di un argomento molto importante che riguarda il nostro pianeta. Gli animali? Sei vicino ma non è quello. Che è rotondo? Che c'è dell'acqua? Dai, forza, seriamente. Il cambiamento climatico? O meglio detto? Cambiare le cose? O meglio detto, climate change. Ah, facile! Eh sì, facile. Sentite, facciamo un po' di brainstorming su climate change. Pianeta? Inquinamento? Perfetto. Riciclo. Ottimo, poi altri termini? Qualcun altro? Michael, di tu qualcosa. Io? Beh, non vedo altri Michael in questa classe. Boh, tipo terra. Michael, l'abbiamo già detto, devi stare più attento. Sa cosa c'è, prof? Io non sto attento alle sue lezioni perché non ho voglia di stare attento. Quindi se impara anche a portarmi un po' di rispetto andiamo sulla giusta strada, se no non ci stiamo andando, ha capito? Michael, calma i toni e abbassa la cresta. Lo so anche lei che me l'ha chiesto con quel modo di provocarmi. Michael, per te la lezione è finita, puoi accomodarti. Scusate ragazzi, continuiamo. Sì, sì. E te con la scuola come va? Ma potrebbe andare meglio, no? Certo, no, potrebbe andare molto meglio. Buongiorno, salve, posso servirvi qualcosa? No, per il momento no, grazie. Io sono a posto, grazie. Allora, a voi, buona giornata. Arrivederci. Ma cosa che mi vuoi dire? Voglio dirti che mi hanno sbattuto fuori dalla classe. Oh, ma come mai? Perché il prof stava spiegando un argomento. Io non ho voglia di ascoltare, e appena ha fatto la domanda a me tu vuoi ben capire come è andato a finire, no? Beh, sì, dai, immagino. Ma quindi di cosa sta parlando? Stavamo parlando di un argomento climatico cambiamento, io non so di che argomento... Il cambiamento climatico, il climate change. Ah, ma lo conosci? Ti piace? Certo, mi piace tantissimo. Il cambiamento climatico... Il cambiamento climatico è il fatto concreto che attesta che l'essere umano si sta impegnando per risolvere i propri problemi. Ma vedo che sei anche molto preparato. Sì, mi piace, proprio, mi piace, mi interessa. Scusa, un attimo. Hai la compagna. Caporale? Sì, sì, dai, devo andare. Ah, devi andare. Vabbè, tanto ci rimbecchiamo in giro, tranquillo. Sì, certo. Tieni aggiornato su come va col prof, va bene? Sì, speriamo bene. Ciao, allora. Ciao, ciao.
Signor Michael, prego, il preside è pronto per riceverla. Ma preside quindi ha chiesto di vedermi? Sì, esatto, Michael. Vorrei sapere cos'è successo l'altro giorno in classe col professore di geostoria. Sì, guardi, è stato un momento di nervoso. Domani sarei andato a porgere le mie più sentite scuse al professore. Questo è un email del professore di geostoria, che ho ricevuto ieri sera alle 19:37. Comportamento molto arrogante nei confronti del professore e irrispettoso nel confronto dei suoi compagni. Praticamente è stata annullata la lezione. Voce di tono molto elevata, con sicurezza di se stesso. Posso spiegare? Non c'è più niente da spiegare. Lei è sospesa per 4 mesi e non potrà entrare in classe fino a nuova comunicazione. Sospensione? No, preside, la prego. Non ci sono scuse. La prossima volta vedrà che non si comporterà così davanti a un professore. Michael, ma cosa stai facendo? Non ti piace andare a scuola, non ti piace studiare, non ti piace fare sport, non ti piace leggere. Ti piace fare solo quello che vuoi tu, cioè niente. Sei sicuro che vada bene così? Lo so che è difficile, ma non puoi buttarti giù in questa maniera. Non sai nemmeno mettere l'acqua sul fuoco per fare la pasta. Ma io non lo so. Tutte le strade portano al tuo fallimento. Forse arriverà il giorno che capirai. Arriverà il giorno che saprai che strada prendere. Lo spero per te. E arriverà il giorno che cambierai la tua vita. So solo che adesso sei un ragazzino fallito, sospeso per 4 mesi, per un comportamento a dir poco scorretto. Ehi, ti è caduta questa? Oh, scusa. Lei è un gran maleducato, sa? Ti ho chiesto di dirmelo. No, ma... Lei è una di quelle persone che rovinerà il mondo, ha capito? Maledetto! Brutto maledetto! Salve prof, mi cercava? Sì, Michael, siediti per cortesia. Prof, se mi permette vorrei iniziare dicendo che mi dispiace. Non ti preoccupare, tu ti sei comportato male, ma... questo non è un buon motivo per non aiutarti. In tal caso mi dispiace. Ma la domanda rimane. Perché lo hai fatto? A dire la verità non lo so. Non avevo il controllo di me stesso. Io non sono un ragazzo cattivo. Cioè non lo so. Forse sì. No. Come? Ho detto no. Anzi, probabilmente sei uno dei ragazzi più dotati della classe. Il problema è che tu butti le tue capacità nella spazzatura. In tal caso mi sono beccato una bella sospensione molto lunga e forse me la merito.
No, non te la meriti. Anzi, tu non sei un ragazzo da sospensione. Lo pensa davvero, prof? Michael, ascolta me. Nella vita devi tirare fuori quello che hai dentro. Devi uscire da questa prigione che hai creato dentro di te. Lei ne è sicuro? Al 100%. Ci metterò tutto me stesso. E comunque ricordati che domani puoi tornare in classe. Ma come? Il preside ha detto che... Il preside si è sbagliato. Alla fine non mi hai ancora detto che cosa ne pensi del climate change. Beh, le devo dire che mi sta piacendo molto. Descrive esattamente quello che stiamo vivendo attualmente, esaminando anche i dettagli. Allora stai attento ogni tanto. Sì, lei magari non lo vede o io non lo faccio vedere, ma l'ascolto. Anche perché lei mi appassiona molto, sa? Grazie, Michael. Non me l'avevano mai detto. Di niente, anzi. È strano che lei non sia arrabbiato con me, però. Ma non servirebbe. Per far capire un errore a una persona, se non glielo spieghi, non capirà mai perché ha sbagliato. Anche questo è vero. E ti dirò di più. Quando stai male, quando ti senti sopraffatto, quando pensi che non ce la farai, prendi un libro e leggilo. Wow! Prof, ogni volta che la vedo lei mi fa rimanere a bocca aperta. E se quando l'hai finito non hai ancora le idee chiare, leggine un altro. D'accordo, lo farò. Speriamo. Quindi la Grecia ha come capitale Atene. Atene si trova qui, è bagnata dal mare Egeo e questo è stato un suo vantaggio nei secoli. Accanto abbiamo la Turchia, la Bulgaria, Macedonia e Albania. Creta, l'isola maggiore, si trova... Prof? Dimmi, Michael. Mi sta interessando molto quello che lei sta spiegando, però io vorrei fare un'altra introduzione. Quale? Vorrei ritornare a parlare del cambiamento climatico. Davvero? Sì, davvero. E perché ti interessa proprio questo argomento? Perché noi stiamo rovinando il nostro pianeta, stiamo distruggendo tutto quello che le nostre madri, i nostri padri, i nostri nonni hanno costruito, ecco. Per esempio stiamo usando troppa acqua che a noi non ci serve. E la togliamo a chi non ce l'ha. Molti alberi muoiono, le foreste, distruggiamo foreste per chili e chili di carta. E poi molte altre cose che potrei stare qua a dire. Wow, bravo Michael, non me lo sarei mai aspettato. Ah, grazie però. E non hai un progetto, un'idea che vuoi presentare alla classe? No, ho molto di più. Combinare, cambiare, clima e riscaldamento globale. Tutto nelle nostre mani. In più siamo e maggiore sarà il risultato. Beh, Michael, è fantastico. È uno splendido progetto a cui voglio collaborare anche io. È molto semplice. Se noi proteggiamo il nostro pianeta, proteggiamo noi stessi. Fantastico. C'è qualcun altro di voi che vuole collaborare? Io. Vedi? Hai già l'appoggio di tutti. Grazie ragazzi. E soprattutto grazie a lei, prof. No, non sei tu che devi dire grazie. Siamo noi che dobbiamo dire grazie a te. Quindi ti piace la torta, no? Direi di sì, anche se preferisco i tortellini. Ah beh, vai sul sicuro. Ovvio. Sai, i tortellini erano il piatto preferito di mio papà. E a tutti i miei compleanni si mangiavano i tortellini. Aspetta, visto che sei entrato nell'argomento, te lo voglio chiedere. Certo, dimmi pure. Tua madre che fine ha fatto? Guarda, c'è una storia molto triste, ma anche molto comprensiva.
Vabbè, allora, siamo qua e se non ti rattrista troppo e vuoi raccontarmela, ti ascolto. Allora, sostanzialmente mia mamma era una maestra delle scuole elementari. Era bravissima, tutti la volevano, perché aveva una capacità di spiegare gli argomenti che nessuno aveva. Quindi se tua madre era una persona così splendida, non capisco come la tua famiglia si sia potuta sciogliere così facilmente. Un sabato sera mia mamma mi aveva preparato una cena a base di pesce, splendida, una serata che non scorderò mai. Mio papà tornò a casa e iniziamo a mangiare. Fu bellissimo, chiacchierammo della giornata passata e eravamo veramente felici. Quando però mio padre si accorse che mancavano 2000 euro dal suo conto corrente. 2000 euro? Per mio padre sembravano un milione di euro. Quindi erano molti di più di 2000 euro. Sì, era molto più denaro di quello che aveva preso. E quindi lo aveva preso lei? Sì, le aveva presi lei per darle in beneficenza, in una scuola in Africa, che aveva appena subito l'effetto di un grave terremoto, 3 mesi prima. Ah, quindi tutto quanto per una buona causa? Per una buona causa, ma per mio padre non interessava, non ne volle sapere. Lui voleva solo indietro i suoi soldi e voleva che mia mamma se ne andasse. Quella sera lì litigarono così tanto che io mi misi sotto le coperte tutta la notte a piangere, a pensare a come avrei potuto risolvere anche questo problema. E come è andata a finire? È andata a finire che la mattina dopo, quando scesi per fare colazione, niente, non c'era nessuno, non c'era un'anima viva. Era molto triste. E dove erano andati? Dove era andata? Mio padre tornò poco dopo, dalla sua corsetta da domenica mattina. Quando tornò non mi disse niente di cosa era successo e... Però lo scoprì da solo. Scoprì che mia mamma era andata via. Se n'era andata. Quindi alla fine di questa storia dove era andata a finire? Aveva preso un aereo quella stessa notte del grande litigio per il Brasile. Era andata in Brasile. Perché in Brasile? Questo non lo so e non credo di scoprirlo mai. E ora quindi sai dov'è? La verità no, non lo so, forse ancora in Brasile, magari è tornata, non lo so, magari in America, come potrebbe essere in Spagna e in Francia, non lo so. E quindi non ti sei mai più chiesto che fine ha fatto tua madre? Sempre. Sempre. Ogni giorno penso a un'opportunità di rivederla. Ah, e quindi ti spiace davvero tanto? Oh, non preoccuparti, Achille. Ho imparato una grande lezione da questo. Goditi ogni cosa dal momento in cui ti viene dato. Quindi andiamo a Nanna adesso. Ah sì, se domattina andiamo in centro bisogna che a Nanna ci andiamo. Dai, allora muoviamoci. Buongiorno signori. Buongiorno. Buongiorno a lei. Um,
Bene, vedo dai documenti, dal progetto che ci ha inviato. Ci possiamo dare del tu? Sì, certo, prego. Vedo che stai frequentando un istituto tecnico, sì, giusto? Un istituto tecnico. Sì, esatto, frequento questo istituto da un po' di anni e mi sto trovando molto bene, sto studiando molto, cioè mi sto preparando da tanto a questo progetto, ecco. Perfetto. Bene. Leggendo i documenti, abbiamo visto che vuoi presentarci un progetto, ma di che cosa si tratta? Ecco, sì, è un progetto ambientale che riguarda il clima e voglio presentarlo perché secondo me con questa azienda si potrebbe fare molto. Ma questa è un'azienda industriale? Sì, signora, lo so bene, ma voglio provare a investire le mie energie anche qua. Ecco, allora, visto che lo sai bene, mi chiedo quali risultati pensi di ottenere. Io personalmente sono una persona molto positiva, molto sicura di me stesso e i risultati sono sempre arrivati con me e non capisco perché non possono arrivare anche questa volta. Però mi domandavo, a cosa servono poi questi risultati che otterrai dal progetto? Sostanzialmente, se continuiamo così, i dati statistici dicono che entro il 2030 non ci sarà più niente da salvare, ma solo tanti rimorsi da guardare. Io non voglio che succeda così, voglio solo mettere la mia parte in questo salvataggio. Perché non voglio perdere la scialuppa. E un ragazzo giovane come te, che ha queste idee, queste aspirazioni di un mondo diverso, un posto migliore. Sì, ma questo lo capisco, però diciamo che in questo momento noi non siamo molto interessati dei progetti ambientali. Aspettate. Pensateci, perché il pianeta è anche vostro, non è solo degli altri che se ne devono occupare, anche vostro. Quindi se iniziamo noi insieme a mettere la nostra parte per cambiarlo, allora ci sarà una possibilità in più. Perciò il tuo discorso è, diciamo, in generale rispetto a un interesse per la terra. Esatto, ho capito perfettamente. Esatto, è una voglia di cambiare il pianeta per tutti. Beh, ti dirò che a me piace l'idea e sostanzialmente mi convince anche. No, ma a me non è che non mi convinci, eh. È che sto pensando a come puoi ottenere questi risultati. Non lo so, come pensi di ottenerli? Io, come le ho già detto prima, io sono una persona molto determinata e ho sempre ottenuto quello che volevo con i miei impegni, i miei sforzi. E questo progetto so che può andare a un buon fine, perché questi risultati possono veramente portare a un cambiamento generale di tutto il mondo. E questo sarebbe un grande traguardo. Guarda, devo dire che sei un ragazzo, mi dà l'impressione che tu sia un ragazzo a posto, un ragazzo, come dire, ben informato, curioso e con delle idee e anche diverse aspirazioni. Ci puoi aspettare un secondo? Sì, prego. Sei dei nostri, sei in squadra e quindi da lunedì puoi venire in azienda a fare le tue ispezioni e a darci i tuoi risultati. Sono d'accordissimo, ma grazie, veramente grazie. Oh,
Ciao papà. Ciao Warren. Tutto a posto? Sì. Cosa mangiamo? Io sono indeciso tra spaghetti alla puttanesca e la tagliata. Buonasera signori. Cosa mangiano stasera? Allora io prendo una bistecca con le verdure, grazie. Benissimo, per lei? Io sono indeciso tra le penne alla puttanesca e la tagliata. Beh, io le suggerisco la tagliata. Prendo le penne alla puttanesca. Benissimo. Da bene cosa vi porto? Allora io gradisco una naturale, per favore. Bene. Per lei, signore? Io prenderei del vino. Del vino? Bene. Allora le mando il mio collega, il sommelier. Grazie. Sì. Grazie a voi, signori. Grazie mille. Grazie. Allora, papà, com'è andata oggi? Ma, come al solito, un po' così moro. Tutto normale. Tu dimmi invece. No, io ultimamente in questo periodo sto avendo grandissime soddisfazioni. Ma davvero? Dimmi. Buonasera, signore. Sono Davide, il vostro sommelier. Come posso aiutarvi? Ma io vorrei ordinare del vino. Ha già guardato la carta oppure le posso consigliare qualcosa di particolare? Suggerisca lei. Guardi, abbiamo un metodo classico di Orvieto, si chiama Deguignano dei Barbi, che è una zona molto particolare con un terreno tufaccio che assomiglia un po' alla Borgogna. In questo vino le trova un 50% di Chardonnay, 50% di Pinot Nero, che stanno 60 mesi sui lieviti. Poi viene fatto il romage a mano e quindi avrà un vino di grande intensità con molta mineralità. Ne prendo due bottiglie. So, c'è te. Come dice? No, mi scordo, mi è scappato un po' l'euforia. Un po' l'enfasi. Beh, allora guardi, due bottiglie di quello lì. Cos'è? L'amarone della Valpolicella. Mi spiace, ma l'amarone non è disponibile. Allora mi dia il... com'è che ha detto prima? Il Cugnano dei Barbari. Il Cugnano dei Barbari, dosaggio zero. Dosaggio zero, perfetto. Procedo. Grazie. Scusa Mike, cosa mi stavi dicendo? No, ti stavo parlando di questo progetto che sto facendo, no? Ti ricordi quando ti avevo parlato di quella idea sul cambiamento climatico che volevo fare? Sì, quindi? Ecco, sono andato in un'azienda molto importante e ho presentato a loro il mio progetto, la mia idea. E mi hanno detto di sì. Grande Mike, grandissimo! Lo sapevo che avevi un grande cuore, che ce l'avresti fatta. Lo so, grazie, grazie papà. Signori, il vostro vino, del Cugnano dei Barbi, dosaggio zero. Perfetto. Perfetto, grazie. Grazie. Buon proseguimento. Ecco qua, signori. Puttanesca. Grazie mille. E la bistecca. Grazie. Le verdure arrivano subito. Gentili. Signori, buon appetito. Grazie. Grazie. Prego. Buon appetito. Buon appetito. È cotta bene. Anche queste mangiano, dai, non sono male, non mangiate di migliore, però senti una cosa, ma la cosa che ti viene in mente quella storia sul climate change, non lo so, fino a una settimana fa non sapevo neanche cosa volesse dire. Mi ha dato l'ispirazione il mio professore di geografia che mi ha spiegato tutto con molta precisione, entrando nei dettagli, e da lì ho preso la strada. Michael, non fraintendermi, però non è che mi piace tanto quello che stai facendo. Non ti capisco. Sì, ci sono anche delle altre cose più importanti, cioè prima o poi dovrai cercarti un lavoro, mettere su famiglia, sì, altre cose. Ma papà, è una cosa importante. Beh, va bene, a me piace che tu faccia queste cose, però... sì, ci metti impegno, però dovresti dedicare passione anche ad altre cose. Ma papà, tu vuoi che io smetta? No, non ho detto questo, non voglio che tu smetta, cioè sono felice di quello che fai, credimi. Ascolta, io voglio continuare questo progetto, che tu voglia o no. Per quanto? Papà,
Perché tu dai sempre delle date e degli orari a tutti? Esci dai limiti, espandi la tua mente, butta la tua negatività. Ma cosa c'entra questo, scusa? C'entra perché tu vuoi che io smetta questo progetto, perché vuoi che faccia sempre quello che vuoi tu. Ma è l'allarme della mia macchina? È l'allarme della mia macchina! Progetto. Continua, devi crederci. Io sto morendo. Papà, per ci crederemo insieme, papà. Ti voglio. Per favore, papà. Papà, per favore. Facile pensare di andar via e portarsi dietro la malinconia. Non è facile partire e poi morire per rinascere in un'altra situazione, un mondo migliore. Non è facile pensare di cambiare le abitudini di tutta una stagione, di una vita che è passata come un lampo e che fila dritta verso la stazione di un mondo migliore, del mondo migliore. Yeah.
essere un mondo migliore. Sulla strada, quando passa la necessità di andare, quando è ora e ora e ora di partire, e non puoi, non puoi, non puoi più rimandare il mondo migliore, il mondo migliore. Città ecologica. Cosa c'entra? Può c'entrare in qualsiasi momento, anche quando sei sulla tazza. Certo. La città intelligente toglierebbe molti problemi al mondo che però nessuno prova a porre rimedio. Ah, quindi stai iniziando un discorso ecologico. Sì, principalmente su un discorso ecologico che riguarda anche l'uomo, appunto, che però sta subendo molti danni. Lo so che magari ad alcune persone può essere strano, non può piacere, giusto, giusto. Però io lo sto cominciando ad amare. E bene o male sto anche amando il nostro pianeta. Ti capisco, credo che sia anche giusto così, tutto sommato. Se ci pensi, basterebbe non buttare le bottigliette di plastica per terra o ridurre le industrie. O non buttare le cartacce, come molta gente fa lo stesso. Lo so che a primo impatto sembra strano, ma per esempio basterebbe anche solo non usare la macchina, o usarla di meno, o usare macchine elettriche, o andare in bici. Andare in bici, Achille. In bici? Non può essere solo questo. No, no, no. Non è solo questo. Questo è solo l'inizio di un grande percorso. Però fidati, è così. Ma sei sicuro di quello che stai dicendo? Oh, fidati, più che sicuro. Guarda, se sei sicuro tu, sono sicuro anch'io. Hai presente il discorso sui pannelli solari? Sì, e immagino anche dove vuoi andare a parare. Ecco, allora saprai anche che mettendo tanti pannelli solari su tutte le case
degli abitanti anche solo di una città, il risparmio energetico di energie sarebbe altissimo. Ci sarebbe un risparmio dell'energia molto alto e soprattutto l'impatto ambientale sul riscaldamento globale sarebbe diverso. Beh, guarda, ne sono convinto, anche se ne avevo sentito parlare, ma non in questo modo. La gente vuole che sia come vuole che sia per loro, te lo spiega nel modo in cui lo ama la gente che te lo spiega, non pensa mai all'esterno di quello che c'è, non pensa mai al di fuori del suo quadrato, non pensa mai fuori dagli schemi, pensa solo a quello che vuole lei. E tu, ovviamente, la maggior parte, perlomeno, delle persone, va nella via in cui gli porta l'istinto, gli porta la massa. Ma non è così, non è così. Allora, questo è molto vero. Però sai, ti dico anche una cosa, che il mondo non è stato così brutto in passato. Lo so, anche se io non ci sono stato. Beh, vedi, io non sono tanto più vecchio di te. Però ho avuto la fortuna di vivere la fine di quel mondo, di quel bel mondo. Ah sì? Dai, raccontami un po'. Pensa che giocavamo a pallone per strada, no? Perché c'erano poche macchine. E se ci penso, le persone avevano più rispetto tra di loro. Sarebbe bello che tutto fosse come prima. Ma sì, anche perché le persone, mi ricordo che erano molto più felici di adesso. Però posso dirti una cosa. Città ecologica, macchine elettriche o meno, scala. Fanculo, dai, che mi mancava una. Buongiorno signori, vi devo mostrare una cosa. Che succede? Ora vi spiego tutto, tranquilli. Speriamo che ne valga la pena, perché io oggi a quest'ora dovevo essere da parrucchiere. Dai Flo, questa settimana è già la terza volta, non sarai mica la moglie di Vanax. Signori, ascoltatemi bene. Questo è un discorso che fila bene solo se rispondete correttamente alle mie domande. È un interrogatorio? Oh no, è un discorso molto generale. Dai, sentiamo. Iniziamo da Robert. Dimmi pure. Quante macchine hai? Una. Ok, prendiamo tutte le macchine di tutti i tuoi familiari. Quindi 4. Okay. Descrivici di chi è la macchina. Una mia, una di mia moglie, una di mia figlia e una di mio padre. Perfetto, 4 macchine. Sì. Flo, tocca a te. Io ne posseggo 2, una mia e una di mio marito. Ottimo, quindi abbiamo 6 macchine per 2 persone. Ok, ma dove vuoi arrivare? Pazienza, Robert. Pazienza. Tra le macchine che mi avete nominato, ci sono per caso delle macchine elettriche? No. No, nemmeno io. Molto bene, molto bene. Devo dire che sono molto confusa. Ho fatto tutto questo discorso per arrivare a dire che voi più o meno siete nella media della popolazione. A fare cosa? Quante volte usate l'auto? Praticamente per andare a fare la spesa, il lavoro, figli. Sempre. Flo? Sì, anch'io. Allora, come pensavo, voi come tutta la popolazione fate un gravissimo errore. Usate la macchina. Sì, ma la macchina è importante. Attenzione, sì, ma non così importante. La macchina che bene è? In che senso? È un bene primario o secondario? Secondario, direi. Esatto. I beni primari sono avere un riparo dal freddo, avere mangiare, bere, non avere una macchina. Si potrebbe andare tranquillamente a piedi, in bici, oppure anche usare appunto le macchine elettriche. Questo
questo in effetti è corretto. A CP che se lo è. Le auto, come i taxi, gli autobus, i treni, i mezzi pubblici, producono una quantità di smog tanto elevata. E togliendo solamente quello, faremo un grande passo avanti. Togliendo quello dalle strade, faremo veramente un grande passo avanti. È quello che sto cercando di fare io. Mi sorprendi sempre di più. Wow. Sto solamente rifilando il mio discorso sul cambiamento e questa è solamente una fonte in più che potrebbe aiutarci. Il discorso fila bene, il problema è che siamo 8 miliardi di persone, quindi se anche iniziassi un passaparola, il tuo progetto non andrebbe mai in porto. Infatti Flo, quella era la mia preoccupazione dall'inizio del mio progetto, però io ho continuato lo stesso consapevole del fatto che poteva succedere. Forse ho un'idea. Conosco una persona, si chiama Alex, e può aiutarti nell'espansione del tuo progetto. Ok, grazie Robert, ma non capisco come potrebbe aiutarmi questa persona nel mio progetto. Alex è la tua salvezza scesa in terra e può risolvere il tuo progetto. Addirittura. Certo, tu gli dici quello che deve mandare in onda, giorno, orario, e lui lo manda.
prof, perché fece tanta fatica che poi botte tutti in questo sport? Beh, intanto noi facciamo la nostra parte. E game venga tutti tort, però che in pochi fa anche lavoro lei, purtroppo. Sta a noi fare in modo di essere sempre di più. Speriamolo. Buona giornata. Scusi, no, può prendere lei? No, prenda lei. È sicuro? È sicurissimo? No, sì. Prenda. Bello, molto bello. Molto, veramente. Colori. Un capo eccezionale. Ma cos'è che ci fa lei in questo posto? Beh, io sono un designer di prodotti di seconda mano. Io prendo il vecchio e lo trasformo in nuovo. Molto interessante. Beh, questo è sicuramente... È un buonissimo prodotto. Bellissimo, bellissimo. Ma se lo vuole lei, c'è. Cioè. No, assolutamente. Non ho visti così tanti nella mia vita. Potrebbe aiutarlo lei. Ah, giusto. Prego. Mi fa molto piacere. Comunque, secondo il mio parere, tutti dovrebbero venire a comprare in questi negozi per dare frutto alla sostenibilità. No, certo, cerco sempre di promuovere nelle mie nuove collezioni la sostenibilità. Usare vestiti già usati in precedenza da qualcun altro. Se vuole, le posso raccontare una storia. Volentieri. Una storia che dice il perché la moda deve essere sostenibile. Sì. Il perché dobbiamo riutilizzare le materie che abbiamo già usato in precedenza. C'è una cittadina, 1800 km circa a nord di Santiago, in Cile, non oggi in America Latina, in cui ogni anno vengono scaricate 39.000 tonnellate di vestiti usati, vestiti che vengono indossati qualche volta e poi pum, ma veramente? Vengono abbandonati così perché non vengono più utilizzati dalla gente. E qual è il motivo? È un problema. Perché la gente usa le cose una volta, due volte, tre volte e poi diventa inutile e quindi invece... Quella è la cosa, bisogna diventare tutti piccoli designer, piccoli creatori di nuovi look, venire in negozi come questi e trovare un nuovo look, non so, questo magari è stato già utilizzato da 10 donne in precedenza, però adesso è qui, però lo puoi riutilizzare. Ecco perché faccio il mio lavoro, perché amo i vestiti, amo i materiali. Le persone che fanno il lavoro come lei. I materiali non devono essere sprecati. Non è un grandissimo problema della moda. Ed è per questo che io cerco di promuovere la moda sostenibile. Il venire qua in questi mercati, in questi negozi e comprare vestiti utilizzati non da una persona, magari da altre 15 persone. Ed è per questo che non potrei mai tenere questo vestito. È bello, sì, ma hanno tantissimi altri. Ah, giusto. Sì, sono un designer. Sì, perché... Scusi, devo andare. È stato veramente un piacere conoscerla. Anche per me. Arrivederci. Arrivederci. Pronto? Cosa ti turba? Non lo so, è complicato. Complicato, veramente. Lo dici a me. Ma dai, per favore. Solo che sono poco sicuro, ecco. Sai, Mike, quando ero bambino successe una cosa che ancora non sono assolutamente certo di aver fatto. Una sera quando tornai a casa, mio padre mi disse che mi avrebbero preso in un college americano, a Los Angeles. Lui e mia madre erano felicissimi. Festeggiamo. Fu una serata che non dimenticherò mai.
Ovviamente anch'io ero molto felice, ma per un breve lasso di tempo, perché dopo una settimana ero in lacrime da mio padre a dirgli che non sarei voluto partire. Perché? Bella domanda. Per il semplice fatto che non volevo lottare da solo. E questo l'ho pagato tutta la vita. Perché mi stai raccontando questa storia? Perché tu hai un sogno. E a poco lo stai realizzando, oltre al fatto che nel mentre hai avuto gravi perdite familiari, emotive... Quindi dovrei continuare. Non devi neanche chiedermelo. Tu sei un ragazzo con delle grandissime potenzialità. Potresti da solo cambiare il mondo. E se non dovessi farcela? Non accadrà. Senti, Michael, non devi avere paura di lottare per ciò in cui credi, anche se questo significa dover lottare da solo. Il primo passo che devi fare per diventare un uomo di successo è decidere che tipo di persona vuoi diventare. Esistono tre tipi di persone. Uno, coloro che fanno accadere le cose. Due, coloro che guardano accadere le cose. Tre, coloro che si stupiscono di ciò che accade. Tu che persona vuoi essere? Che tipo di uomo vuoi diventare? Wow. Sono queste le domande che devi porti, non se non ce la faccio o altro. Hai proprio ragione, prof. E quando non ne ho? Quindi adesso dice che dovrei chiamare Alex. Certo. In questo modo mi sentirà tutta l'America e non so se sono pronto. Mike, sicuramente è dura fallire, ma è ancora peggio non aver mai provato a vincere. Già. Forza, Mike. Quindi adesso lo chiamo. Certo, se vuoi ti aiuto a tradurre il discorso. Veramente? Sa anche parlare l'inglese, prof? Of course. Listen, the cat is on the table. Girl, it must be you again. You have gone straight to my head. Take the pills and go to bed. But I'm still hooked on it. You are sacred in a way. Ciao, Mike. Sei una brava persona. Sei una brava persona e vorrei dirti una cosa. Ascoltami bene, però. Hai fatto un grandissimo cambiamento in questi anni. Devi essere molto fiero di te. Però c'è una cosa che devi sapere prima di fare quello che stai per fare. Che il prossimo passo che stai per fare non rappresenterà solo te, rappresenterà ogni persona esistente sulla terra. E se sei consapevole di questo, allora è giusto che tu continui il tuo percorso. Get a little place upstate. Stay till the kids all graduate. Talk of moving every day, but who are we kidding? Here.
here, felt our joys and shed our tears. And when the Holy Ghost appears, hope he sends me back a few more years. I'll be buried next to you. Where will keep. Ben trovato, professore. Dimmi tutto. Sì, sono qui che sto per partire. Sto per partire, sì. Sì, siamo qui. Cosa vuoi che ti dica? Siamo qui. Dimmi. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in rivers. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix will guide you home.
break it down by shapes and sizes. I'm a man who's got very specific taste. Bentornato, Mike. Com'è andata in America? Ciao, Robert. Oh, è andata molto bene. Soprattutto grazie al tuo contatto. Figurati, è stato un piacere. Io intanto mi sto cimentando completamente sul lavoro per dimenticare quello che ho passato. Capisco. Mi dispiace per il tuo prof. Sì, è davvero un peccato che se ne sia andato. Deve essere stato uno shock sentirlo morire mentre era al telefono con te. Ma come fai a sapere che era al telefono?